Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con la nostra trasmissione settimanale dedicata all'informazione. Ci concentriamo su una bella iniziativa che riguarda la polisportiva Rocca d'Aspide. Per il secondo anno consecutivo è stata raggiunta un'intesa tra Comune di Rocca d'Aspide, polisportiva e Istituto di Medicina dello Sport di Salerno. Un'intesa che ha consentito ai giovani che frequentano il palazzetto dello sport di Rocca d'Aspide di sottoporsi ad un'importante visita che è propedeutica all'inizio di un'attività sportiva. E noi ne abbiamo parlato con il dottor Michele Gismondi, che è specialista in medicina dello sport. Lo sport è fondamentale, soprattutto per i giovani, ma quando si inizia un'attività sportiva occorre sottoporsi ad una dettagliata visita medica. A ribadirlo il dottor Michele Gismondi, specialista in medicina dello sport e presidente dell'Associazione Medico-Sportiva Dilettantistica di Salerno, il quale nel sottolineare che la visita medica è importante, ricorda anche che spesso non ci si sottopone a questo controllo, oppure nei casi in cui ciò avviene, non sempre viene eseguito un esame dettagliato. Per il presidente dell'Associazione Medico-Sportiva Dilettantistica è importante farsi visitare, ma è altrettanto importante che la visita non si limiti ad un elettrocardiogramma. A Rocca d'Aspide il dottor Gismondi ha eseguito delle visite ai ragazzi che frequentano il palazzetto dello sport e che praticano le diverse attività sportive che è possibile svolgere presso la struttura. Allora, la visita prevista per legge dal decreto dell'82 prevede un elettrocardiogramma a riposo e un elettrocardiogramma dopo sforzo, più un esame spirometrico e un controllo della vista e un esame di urina. Qui aggiungiamo una serie di altre valutazioni che sono i paramorfismi, quindi viene fatto un controllo della colonna vertebrale, facciamo lo screening del daltonismo perché soprattutto tra i maschietti ha una prevalenza su circa il 3% della popolazione, quindi diciamo che in ogni classe scolastica c'è un ragazzo che è daltonico e non lo sa, e in più facciamo una valutazione della crescita con il calcolo in automatico dell'indice di massa corporea. E a questo eventualmente si abbina una serie di consigli e suggerimenti alimentari per una corretta alimentazione e migliorare la crescita, proprio perché la visita prevista dalla legge, che di solito è focalizzata, dico purtroppo, soprattutto sull'aspetto cardiologico, invece deve avere, a mio avviso, una valenza preventiva a 360 gradi, quindi sulla modalità di crescita, sul corretto sviluppo dello scheletro, in particolare della colonna, soprattutto nella fase adolescenziale. Oltre al discorso appunto, della corretta alimentazione, di una corretta valutazione spirometrica e quant'altro. Insomma, tutto questo fa capire quanto sia importante non sottovalutare questo momento, la visita medica, prima di iniziare qualsiasi tipo di attività, credo. Assolutamente sì, non solo è obbligatoria per legge, ma diciamo è importante anche che la visita, lo dico da presidente dei medici sportivi della provincia, venga fatta con qualità e non, come sottolineavo prima, focalizzato un attimo su un elettrocardiogramma più o meno veloce e su un test da sforzo più o meno sintetico, ma che sia completa, che abbracci un po' tutti gli aspetti critici della fase di crescita e che venga fatta quindi con molta attenzione e molta cura. Abbiamo commentato questa importante iniziativa anche con Giuseppe De Matteis, consigliere delegato allo sport, già presidente della Polisportiva Rocca d'Aspide. Qui presso il palazzetto dello sport di Rocca d'Aspide si svolgono queste visite mediche. Da circa un anno è stato stretto una collaborazione importante tra il comune, la polisportiva Rocca d'Aspide e l'Istituto di Medicina dello Sport di Salerno per svolgere in loco le visite agonistiche. Questo rientra, diciamo, in un progetto che ormai stiamo svolgendo da tempo. Sottolineo soprattutto da quasi un mese l'importante collaborazione anche tra la SD Rocca d'Aspide Scuola Calcio e la polisportiva Rocca d'Aspide, che finalmente insieme cercano di migliorare, di rendere più importante l'offerta formativa in tema sportivo negli impianti di Rocca d'Aspide, compreso Palazzetto dello Sport e campo di calcio Filomarino.
Ricordiamo che in questo momento il dottore dell'Istituto di Medicina dello Sport di Salerno, il dottor Gismondi, sta svolgendo queste visite mentre insomma si tengono le consuete attività che sono sempre molto numerose. Sì, le attività sono molteplici, per fortuna il palazzetto offre l'opportunità di svolgere pallavolo, basket, quest'anno anche il calcio all'interno, karate, kickboxing, tutta una serie diciamo di attività e anche attività minori che dopo EduCamp 2016 abbiamo implementato ulteriormente all'interno del palazzetto. Ed ora ascoltiamo sulle attività della polisportiva Rocca d'Aspide il tecnico del CONI Gaetano Contaldi. Sì, io sono un tecnico dell'ASD Scuola Calcio di Rocca d'Aspide, in collaborazione con il presidente, vicepresidente e tutti i membri del comitato abbiamo pensato di implementare un'offerta di attività motoria per quanto riguarda con la collaborazione del palazzetto dello sport, l'ASD polisportiva, perché nei periodi infernali i bambini più piccoli, per non lasciarli a fare attività motoria fuori con un freddo, li portiamo all'interno per far sì che sia continuativa l'attività motoria, quindi diamo qualche cosa in più quest'anno rispetto all'anno scorso e cercheremo di trovare sempre più collaborazione per migliorare l'offerta motoria ai ragazzi, sia più piccoli che quelli più grandi. E naturalmente al Palazzetto dello Sport abbiamo incontrato anche l'attuale presidente della polisportiva Rocca d'Aspide, Giovanni Grippo. Allora presidente, importante e fondamentale questa collaborazione con la scuola calcio, che sono, insomma, siete due realtà importanti per i ragazzi rocchesi, ma non solo, per tutti coloro che arrivano qui a Rocca d'Aspide a frequentare le tante attività che voi svolgete. Quindi insomma c'è questa novità quest'anno rappresentata da questa intesa, da questa collaborazione con la scuola calcio. Sì, questo è stato un obiettivo straordinario, abbiamo raggiunto un protocollo di intesa con la scuola calcio e siamo contenti di collaborare con la scuola calcio, con la SD, in modo tale da dargli la possibilità di sfruttare la struttura al coperto e dare ai bimbi, in caso di tempo non buono, di sfruttare il coperto della nostra struttura. Quindi questo è un obiettivo in più che la polisportiva ha raggiunto ed è un obiettivo che vuole aprirsi a tutte le associazioni sportive. E naturalmente ricordiamo che sono tantissime le attività che si svolgono già, perché insomma sono già iniziati da qualche settimana i corsi. Sì, noi siamo partiti con la pallavolo, siamo stati fortunati, abbiamo ampliato più del 50% degli iscritti rispetto all'anno scorso e infatti quest'anno parteciperemo a una serie di campionati dalle categorie minori dei piccolini fino all'over dei maschili e questo è un altro obiettivo che è stato raggiunto da tutti i membri della nostra associazione, quindi da me, da Gerardo De Vita e da Giuseppe De Matteis, che abbiamo fatto un lavoro straordinario. Come dicevo all'inizio, l'intesa sottoscritta con l'Istituto di Medicina dello Sport di Salerno coinvolge naturalmente anche l'amministrazione comunale, da sempre attenta all'impiantistica sportiva, ma soprattutto attenta alle attività che svolgono i giovani sul territorio. Ascoltiamo proprio su questa intesa il sindaco Gabriele Iuliano. È il secondo anno che stiamo dando seguito a questo accordo, a questo protocollo che abbiamo sottoscritto con l'Associazione Medicina dello Sport di Salerno, con l'Associazione Sportiva ADS Rocca d'Aspide che gestisce il Palazzetto dello Sport e con il Comune di Rocca d'Aspide, dove diamo a questi giovani che si avviano alla pratica sportiva un supporto e un sostegno, soprattutto sul piano della sicurezza di praticare lo sport in condizioni ottimali e quindi anche quest'anno abbiamo ripetuto l'esperimento di fare queste visite mediche ad inizio di attività di pratica sportiva, con una novità che quest'anno è segnata dalla ulteriore aggregazione che è venuta anche con la scuola calcio, per cui oggi qui a Rocca d'Aspide insieme alla Associazione Sportiva Medica Salernitana e quindi Medicina dello Sport si svolge l'attività sportiva in assoluta sicurezza con la maggiore garanzia possibile per i ragazzi e facendo soprattutto in modo che possano essere educati alla cultura dello sport, ma prima ancora alla corretta e sana alimentazione e alla integrità fisica, che sono elementi essenziali per la crescita di una comunità e soprattutto dei giovani che si avviano allo sport come momento di aggregazione.
Al Palazzetto dello Sport abbiamo incontrato anche Sonia Schiavo, che è vicepresidente della Scuola Calcio, altra importante realtà di Rocca d'Aspide. Volevo solo concludere dicendo che è proprio vero che lo sport unisce, noi ne siamo l'esempio lampante, e ci fa tanto piacere questa collaborazione con la Polisportiva, grazie al dottor Giuseppe De Matteis. E con le parole di Sonia Schiavo, vicepresidente della Scuola Calcio di Rocca d'Aspide, chiudiamo questo appuntamento dedicato al Palazzetto dello Sport di Rocca d'Aspide. Potete naturalmente rivedere questa puntata insieme a tutte le altre su vocidalcilento.it. Potete contattarci attraverso la nostra email info@vocidalcilento.it e naturalmente vi ricordo che potete interagire con noi anche attraverso la nostra pagina Facebook. Grazie per l'attenzione e a presto!